Senti, un da fuori, l'impressione è che è l'unico che ogni tanto si incazza, possiamo dirlo, non so, cerca di smuovere l'acqua calma come sei tu. Non ti arriva una palla giocabile che sia una, almeno combatti, lotti, sgomiti. Ma credo che in questo momento noi dobbiamo cercare di fare poche parole e cercare di far parlare il campo. In questo momento è un momento di difficoltà, e solamente tirandosi sulle maniche, come ha detto Millesi, che ci si tira fuori da questo momento, di questo momento negativo. E quindi sono frasi già fatte, però purtroppo questa è la realtà. Da fuori però questo Vicenza dà l'idea, insomma, i fatti che, insomma, a parte una tenuta difensiva, che poi non c'è poco altro, perché non tirate mai in porta. Ma sicuramente ci sono delle difficoltà e ne siamo consapevoli, e se sappiamo i motivi di questo periodo negativo non saremmo qua a parlarne. Quindi adesso analizzeremo bene un po' tutto il periodo e da veri uomini ne usciremo fuori. La cosa anche più che spaventa, che sembra quasi che ogni partita è sempre un pochino peggio. Che dire, sì, forse oggi veramente mi ha fatto male, siamo consapevoli, e più che altro mi dispiace per tutta questa gente che oggi è venuta a vederci da Vicenza, a sostenerci, e abbiamo fatto una brutta figura, e quindi sicuramente ci prendiamo le nostre responsabilità, come è giusto che sia, e chiediamo scusa, perché altre parole non servono. Una questione fisica, mentale, adesso poi ne parlerete in settimana, probabilmente quando le cose vanno male poi non c'è mai solo una motivazione. Come hai detto te, quando le cose vanno male iniziamo a farci dei castelli qua e là. Io credo che l'unica soluzione sia quella di fare, come ho detto prima, di fare poche parole e lottare su ogni pallone. Questa, secondo me, è l'unica maniera per uscirne. Altre non ce ne sono, più che altro dobbiamo analizzare bene, però io la penso così. Difficile, complicata, gente che è stanca, anche perché insomma non è il primo anno che le cose vanno male, situazione societaria che non si capisce bene da che parte vada, è una squadra che è sempre più alla deriva. Sì, comprendo bene il momento, anzi, l'unica cosa che posso dire è che chiedo scusa a tutti i tifosi per il momento che stanno vivendo, per l'ennesimo momento che stanno vivendo. Mi sento il responsabile principale di questa situazione, per cui sappiamo benissimo che tipo di momento negativo stiamo attraversando. Io non parlo di questioni societarie, parlo esclusivamente di questioni di campo. È evidente che siamo palesemente in difficoltà in questo momento. Una Vicenza che nel primo tempo ha subito, non è stata quasi mai tirare in porta, poi nella ripresa è riuscito un po' a contenere meglio, ma visto che il suo Tirol non riusciva a fare gol, Vicenza ce lo si è fatto da solo. È un quadro veramente desolante, la squadra ha peggiorato gravemente partita dopo partita. Sì, poi quando, come hai detto te, gli episodi sono contrari, ma è l'andamento probabilmente che ti porta ad avere gli episodi negativi a tuo discapito. Oggi l'autogol ha messo la partita a fine, perché appunto abbiamo avuto delle difficoltà, come spesso ci succede, nell'essere pericolosi là davanti. Niente, veramente diventa stucchevole, diventa imbarazzante trovare delle, non dico motivazioni a tutto ciò, più che essere consapevoli e cercare di uscire il prima possibile, però è chiaro che in questo momento veramente tutto si vede nero. Sì, anche perché anche a livello di singoli non c'è un giocatore che stia dando una impressione di poter dare una svolta, dare l'unica nota è che la difesa aveva tenuto fino all'errore abbastanza clamoroso di Bianchi, poi come sempre in mezzo al campo li ha fatti girare tutti, ma davanti poi anche chi è entrato insomma non ha cambiato per nulla l'aspetto negativo del match. Sì, stiamo vivendo un momento in generale, quindi andare a lavorare a discutere di singoli non è proprio il caso.
a livello di squadra stiamo vivendo un momento negativo e qui mi richiamo in causa io, perché evidentemente il primo responsabile e unico responsabile di questa situazione sono io, e allora se bisogna trovare la soluzione il prima possibile e cercare di invertire la rotta. E si sente a rischio, fa parte del mestiere ovviamente. Mi metto in discussione sempre io per primo, per cui è inevitabile che in una situazione del genere possa essere additato, insomma, come un possibile allenatore a rischio. Fa parte del mestiere ed è inevitabile, ripeto, attraverso i risultati che sono venuti, fare queste considerazioni. Senta, lei oggi ci mette la faccia, si prende le responsabilità. Rifarebbe quelle scelte a centrocampo? Sembrava che la squadra tagliasse con i lanci lunghi la costruzione del gioco e si affidasse all'estero gli attaccanti davanti, però è sembrato che mancasse qualcuno che desse un po' i ritmi della partita, che desse tempi, che accompagnasse. Abbiamo girato tutti i centrocampisti, abbiamo provato con in teoria dei palleggiatori, perché come Bangu ha caratteristiche sulla carta più da palleggiatore e anche Tassi, però è evidente quello che è stato detto da lei, che la giocata principale era la ricerca della verticalizzazione. Lì abbiamo faticato, insomma, perché appena si riconquistava palla il lancio in verticale portava subito palla agli avversari e gli si dava la possibilità di ricominciare l'azione. Ma al di là di tutto è veramente un contesto chiaramente negativo che si deve cercare la forza, la volontà, la caparbietà di invertire, perché veramente altrimenti diventa complicato andare avanti. Quindi bisogna caricarsi sulle spalle certe responsabilità, sia da parte mia se mi sarà data la possibilità, sia da parte dei giocatori, di fare di tutto insieme per uscire da un momento veramente negativo.